appuntamento con Di Sport in Sport, la trasmissione sportiva di Telesardegna. Stiamo andando a Santa Giusta per occuparci di pallatamburello, uno sport che per la cittadina dell'Oristanese è assolutamente importante, perché da questo sport sono arrivati titoli italiani e anche titoli europei. Iniziamo insieme il nostro viaggio. Have you ever met someone you could not get my time? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete. So complete. Gianni Dessì è l'allenatore della società Eden, ma è anche l'allenatore della nazionale italiana femminile di pallatamburello. Allora, cominciamo a spiegare ai nostri telespettatori che cos'è la pallatamburello. Allora, la pallatamburello è un gioco di squadra, noi parliamo di tamburello indoor, quindi si gioca 3 contro 3 in una superficie di 34 metri per 15. La metà campo è delimitata da una barra di legno dell'altezza di 5 cm e le regole sono simili a quelle del tennis. La pallina, per essere buona, deve andare in campo e fare 2 rimbalzi, perché può essere presa al volo o dopo un rimbalzo. Ovviamente, se la pallina viene mandata fuori dai limiti del campo, il punto lo prende la squadra avversaria. Ecco, non è sicuramente uno degli sport più famosi in Italia, però è uno sport interessante, uno sport al quale i bambini si possono avvicinare tranquillamente, e ne abbiamo visto tanti nella palestra di Santa Giusta. Sì, è uno sport che è molto accattivante, soprattutto per i bambini. Noi giochiamo, abbiamo nella nostra società tantissimi bambini, li prendiamo dall'età di 4 anni e mezzo a 5 e lavoriamo soprattutto con le capacità oculomanuali e poi con le capacità coordinative. Lavoriamo prima senza l'utilizzo dell'attrezzo, il tamburello, e con l'utilizzo di molte palline. Una volta poi che il bambino apprende queste capacità, per noi è molto più facile metterci dentro l'attrezzo e poi spiegare il gioco. Poi l'appetito viene mangiando, no? Quindi hanno la possibilità di vedere dei grandi campioni che giocano qui a Santa Giusta, e quindi anche la loro, chiamiamola, il loro incentivo è grande, soprattutto perché ogni nostra trasferta, tra virgolette, purtroppo, si svolge fuori dalla nostra Sardegna. Ecco, abbiamo parlato dell'attrezzo, puoi prendere il tamburello e la palla. Questo è il tamburello, ce lo vuoi descrivere? Certo, questo è un tamburello delle dimensioni di 28 cm, mentre i bambini lo utilizzano leggermente più piccolo, di 26 cm di diametro. È composto in materiale plastico e poi anche una tela sintetica. Poi questa rappresenta il nostro logo della nostra società. Ogni società ovviamente userà il proprio simbolo, quasi tutte. Poi abbiamo una maniglia dove il tamburello va impugnato proprio in questo modo, con il pollice che
va a premere il la parte superiore del tamburello. Diciamo che è un attrezzo molto leggero, dove si utilizza sia la parte chiamiamola di dritto e la parte di rovescio. Una peculiarità del nostro sport è che noi utilizziamo tutte e due gli arti per andare a colpire la palla, quindi utilizzeremo il destro e poi se la palla arriva a sinistra cambieremo mano e usiamo la mano sinistra. Questa è una peculiarità del nostro sport. Quindi bisogna essere ambidestri o ambisinistri, diciamo, per giocare a palla tamburello. Sì, è una cosa che noi, è difficile che, ad esempio, come succede nel tennis, che noi adesso va bene, si usano molti esercizi di compensazione, però se andiamo a guardare i tennisti degli anni 90 e primi anni 2000 notiamo che avevano il braccio forte, chiamiamolo quasi tutti i destri, molto più grande rispetto al braccio sinistro. Nel tamburello questa è una cosa che non succede, quando noi da piccolini iniziamo a utilizzare sia l'arto forte che anche l'arto debole. Parliamo della pallina, perché è una pallina particolare. È una pallina delle dimensioni di quella da tennis, però la nostra peculiarità è che è una pallina senza pressione, depressurizzata, e quindi è molto più leggera. In quanto se utilizzassimo una pallina con pressione, con la tela del tamburello viaggerebbe a velocità allucinanti, molto veloce, quindi non si potrebbe neanche ricevere. E invece adesso a che velocità vola, a che velocità viaggia la pallina? Allora, viaggia a una velocità che all'incirca può essere sui 130-140 km all'ora, se colpita da un giocatore professionista in palestra. Ecco, parliamo del settore giovanile, poi approfondiremo anche con il responsabile proprio del settore giovanile dell'Eden di Santa Giusta. Quanti bambini avete e soprattutto come si fa a catturare un bambino a giocare, a impegnarsi a palla tamburello, oggi che i bambini, i giovani hanno tante altre attività da poter svolgere e sicuramente, come abbiamo detto, purtroppo la palla tamburello non è uno sport così famoso. Allora, come si fa? Io quando, essendo un vecchio allenatore, no? Quindi quando faccio i corsi anche ai miei giovani allenatori, gli dico sempre: non importa quello che tu vai a insegnare, è come tu lo insegni. Se tu sei bravo, sei un bravo istruttore, puoi insegnare, se ne hai la capacità ovviamente, qualsiasi sport. Quindi se uno ci mette l'anima e tutto il cuore, secondo me, con i bambini, poi può insegnare di tutto. A me è venuto facile perché era uno sport che mi piaceva e quindi per me è stato molto anche facile cercare di rubare, tra virgolette, i bambini agli altri sport. Ci sono sport che, ad esempio, come il calcio, io dico, magari l'allenatore, l'istruttore può anche non essere bravissimo, però il calcio la fa da padrone. Quindi noi dobbiamo essere molto più bravi degli allenatori di calcio se vogliamo assicurarci quei bambini. Poi ovviamente non andiamo a prendere bambini di seconda, di terza media, noi andiamo a prendere i bambini. Com'è allenare una nazionale, ma una nazionale di palla tamburello? Allora, allenare una nazionale è, secondo me, il massimo che può aspirare un allenatore. Io alleno già una squadra di Serie A e quindi sono abbastanza felice di farlo, però la nazionale ti dà quel qualcosa in più, a parte che andare ad allenare il top di tutti i club che ci sono in Italia. Dal punto di vista tecnico è molto più facile rispetto alla fatica che ci metto nel mio club, però è una cosa che ti assorbe tanto dal punto di vista mentale, anche perché in nazionale lavoriamo su 8-10 ragazze che soprattutto e quasi tutte sono titolari nel loro club. Allora fargli capire che in nazionale non tutte possono giocare titolari, quindi si gioca in tre, quindi è una cosa un po' particolare. Lavoriamo soprattutto, perché non lavoro da solo, c'è tutta un'equipe sia dal punto di vista fisico e che anche da quello soprattutto mentale, per fargli capire che il massimo lo devono raggiungere anche rimanendo in panchina molte volte. Ecco, allenatore anche della squadra di Serie A di Santa Giusta, campionato di Serie A importante al femminile, com'è la squadra e come è posizionata in classifica oggi?
Allora, oggi il nostro campionato è terminato domenica scorsa, quindi noi siamo arrivati terzi, quindi un ottimo risultato. Potevamo aspirare forse ad arrivare anche secondi, non ce l'abbiamo fatta per pochissimo pochissimi punti. Niente, quest'anno era un anno per noi particolare perché volevamo il secondo posto a tutti i costi per andare a disputare la Coppa Europa, perché il secondo posto dà diritto alla Coppa Europa. Adesso invece, per conquistarci l'Europa, dobbiamo iniziare il secondo campionato, che si chiama appunto Spring League, che si gioca in primavera, e la vincente di quel campionato accederà come terza squadra italiana alla Coppa Europa per club. L'anno scorso siamo riusciti a vincere la Spring League, quindi ci auguriamo di vincerla anche quest'anno. Palla Tamburello a Santa Giusta, quanto è importante per una cittadina sicuramente non grande, ma militare in un campionato di Serie A? È importante, sì, soprattutto perché ormai questo è il 33esimo anno che la società è nata, quindi io che sono uno dei fondatori ci tengo tantissimo a questa società, e aver raggiunto la Serie A 15 anni fa è stato per noi tanto. Poi abbiamo anche vinto uno scudetto, abbiamo vinto una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Coppe Europee, la Champions League del Tamburello, no? Quindi abbiamo raggiunto dei livelli molto alti. Quest'anno, come dicevo prima, volevamo cercare di fare qualcosa in più, abbiamo preso in prestito due ragazze dal Trentino, non ce l'abbiamo fatta e pazienza, ci riproveremo l'anno prossimo. Santa Giusta nell'Olimpo della palla Tamburello nazionale, e non solo, il futuro di questa società e anche il futuro della nazionale italiana. Allora, partiamo dalla nazionale italiana. Il futuro è roseo. Quest'anno ho fatto esordire una ragazza del 2007, questo per far capire che il livello che abbiamo in Italia è molto alto. Per quanto riguarda Santa Giusta, siamo un po' in difficoltà nella fascia d'età dai 17-18 anni, perché le giocatrici più forti che abbiamo adesso, di cui una è andata anche in nazionale, sono del 2004, quindi hanno appena compiuto 19 anni. Abbiamo un buco da colmare, che è quello appunto dai 16, 15, 14 anni. Abbiamo tantissimi bambini dai 12 anni ai 6 anni, quindi forse per un anno o due dovremo arrancare, però il futuro penso che sia nostro, magari aspettare 5 anni, la pazienza non ci è mai mancata, quindi aspettiamo ancora. 33 anni di società, oltre 15 anni di Serie A, titolo italiano, Coppa Italia, Coppe Europee, ma come nasce a Santa Giusta la passione della palla Tamburello? Nasce per opera di un insegnante che si chiama Cosetta Iriu, di Oristano. Lei ha conosciuto questo sport nel 1990, io frequentavo l'ISEF a Cagliari, quindi sapeva che a me piaceva molto il tennis, e quindi è venuta a bussare a casa mia e mi ha detto: c'è un nuovo sport, vuoi conoscerlo? Io giustamente ero molto giovane, quindi propenso a fare qualsiasi sport, no? E allora ho provato, mi sono divertito, poi così è iniziata la mia carriera, corsi dopo corsi, fino a quando poi sono arrivato al massimo alla nazionale. Ecco. Sara Daga, giocatrice della palla Tamburello Eden di Santa Giusta, ma anche da poco esordiente in nazionale. Allora, le prime sensazioni di una che esordisce in nazionale? Beh, allora, sicuramente felicissima.
tanto soprattutto felice appunto per il percorso che ho fatto in questi quasi 9 anni di tamburello. Ho migliorato tanto e alla fine i sacrifici hanno ripagato con la convocazione in nazionale. E niente, super felice, super orgogliosa anche di me stessa, speriamo di rifarne parte tra 2 anni. L'esordio nazionale come punto di partenza e non chiaramente come punto d'arrivo per la tua carriera? Sì, sicuramente è stata ancora una motivazione in più per continuare e migliorare ancora di più. Non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza, perché è da qui che io voglio continuare a migliorare e giocare ancora ogni giorno di più, e speriamo vada tutto bene. Allora, Sarandaga inizia a giocare a pallatamburello perché? In modo casuale, perché giocavo in palestra nel mio paesino con Gianni a basket. Lui un giorno ha deciso di convocarmi per un trofeo CONI di tamburello un mese prima di partire. Ho accettato e da lì non ho mai smesso, i miei allenamenti sono sempre più aumentati e infatti poi si sono visti i miglioramenti. Cerco ogni giorno di impegnarmi e continuare ancora di più a migliorarmi. Abbiamo visto che dai anche una mano nell'allenamento dei giovanissimi, bambini che si avvicinano, giovanissimi appunto, scuola elementare, al tamburello. Come insegnare dopo aver raggiunto un ottimo traguardo come quello della nazionale? Allora, i bambini, da quando hanno saputo che io appunto sono stata presa in nazionale, mi hanno preso come punto di riferimento, e a me questa cosa mi riempie di gioia, perché non avrei mai pensato di poter essere appunto un punto di riferimento per dei bambini così piccoli. Spero di trasmettergli la passione che ho io per il tamburello e spero che una volta cresciuti loro vedrò anche io che arriveranno a questo traguardo, perché è veramente bellissimo. Alessandra Sanna è la responsabile del settore giovanile dell'Eden Pallatamburello di Santa Giusta. Innanzitutto parliamo di numeri. Quanti bambini iscritti alla società che praticano questo sport? Allora, bambini che frequentano qua proprio nel paese siamo una quarantina, però abbiamo un'academy, quindi bambini anche di altri paesi che fanno parte della società, quindi il numero insomma più o meno raddoppia, siamo poco meno di 90 in tutto. L'età va dai 5 anni ai maggiorenni. Più maschietti o più femminucce? Forse più femminucce, abbiamo più bambine.
Il motivo non lo so, forse il calcio che ce li ruba, però non, cioè, forse i bambini vanno più a calcio, però è uno sport, una volta che viene praticato, piace, non è una questione di sesso, piace ai maschietti come alle bambine. Ecco, è uno sport, lo dicevamo con Gianni Dessì, allenatore anche della nazionale, è uno sport poco conosciuto, ma che ha reso Santa Giusta famosa, perché da 15 anni fa la Serie A, ha vinto scudetti, ha vinto titoli, quindi si continua su questa strada qui a Santa Giusta. Sì, allora, è uno sport poco conosciuto in Sardegna. In Alta Italia è frequentatissimo, è super sviluppato, però noi nel nostro piccolo siamo conosciuti in tutto il mondo, proprio perché la nostra... Il nostro nome ormai è noto in Brasile, in tutta Europa e anche in Africa adesso. Quanto è importante per una cittadina come Santa Giusta? Beh, importantissimo. Con Gianni valutavamo quanto è praticato ed è stato praticato. Probabilmente non c'è una casa nel paese che non abbia almeno un tamburello o una persona che non abbia praticato mai questo sport. È divertente. Non è facile, perché le abilità oculomanuali non sono per tutti, si possono ovviamente sviluppare. Ed è piacevole, ogni punto è diverso da quello successivo e dal precedente, non c'è lo scontro fisico diretto, quindi anche un bambino si può sentire anche sicuro, perché no, anche i genitori. Ed è però un gioco di squadra, e quindi è importante la complicità, l'intesa, l'intuito, la comunicazione, insomma si sviluppano una serie di capacità che magari altri sport non possono avere. Iniziare a 5 anni significa anche sviluppare le attività motorie del bambino. Cosa succede nel tamburello? Nel tamburello succede che intanto sviluppi moltissimo la coordinazione, perché ci sono movimenti laterali, destra, sinistra, vai avanti, vai indietro, e soprattutto giochi sia con la mano destra che con la mano sinistra, o meglio, il tamburello viene impugnato sia col destro, principalmente con la mano forte, io parlo con la mano più forte, e anche con la mano più debole, quindi anche i due emisferi cerebrali lavorano in sinergia. Quanto è difficile insegnare a un destro usare la sinistra e anche a un mancino usare la destra? Allora, non è semplicissimo per alcuni bambini che un po' pensano di non farcela. Poi una volta che ci provano e imitano anche i ragazzi più grandi, provano entusiasmo, provano orgoglio invece nel riuscire a utilizzare la mano meno forte. Per me è stato bello imparare a utilizzare anche la mia mano sinistra, era quella meno forte, diciamo. È un altro obiettivo, oltre a quelli che ti puoi mettere di, no? di battere un avversario, di prendere una pallina al volo, di prendere la pallina prima del tuo compagno di squadra, perché a volte devi aiutarlo. È una cosa in più. Usare entrambe le mani, usare la coordinazione, chiaramente, perché bisogna muoversi sul campo, correre, saltare e quant'altro. Insegnarlo ai bambini piccoli e chiamarli a svolgere questa attività, oltre che essere sicuramente importante per voi allenatori, è anche molto gratificante, però quali difficoltà si incontrano? Si incontrano che devi prima di tutto farli innamorare allo sport. A me piace che loro vengano contenti qua in palestra, che si divertano e che imparino il rispetto dei compagni, delle regole. Sembrano delle frasi fatte, però è la verità, perlomeno io ci credo molto in questo. Infatti i bambini sono anche in grado di autoarbitrarsi, cioè se una palla è buona la chiamano, danno il punto all'avversario, c'è il rispetto, e secondo me lo sport è questo, anche noi insegna anche questo nella vita, poi ci serve anche il rispetto, e se partiamo da qui può essere un aiuto per altre cose poi. A
parlato dell'Academy, che significa ampliare il bacino d'utenza rispetto a quello che offre Santa Giusta. Dove si svolgono gli allenamenti o comunque dove lavora l'Academy? L'Academy lavora attualmente molto nel paese di Riola Sardo, dove infatti c'è un bacino d'utenza abbastanza ampio. Infatti la nostra giocatrice Sara proviene proprio da Riola. È una collaborazione che c'è già da parecchi anni con questo paese. Niente, torna utile perché più bambini hai, no? Se lavori sulla quantità, hai più possibilità di trovare un campione. Quanti allenamenti svolgono questi bambini? Sono chiaramente suddivisi per fasce d'età? Sì, sono suddivisi per fasce d'età. Attualmente i piccoli, quelli delle fasce più piccole, fanno 2 allenamenti settimanali, ma verrebbero sicuramente anche al terzo, al quarto. Mi chiedono sempre di farne di più. C'è il problema delle strutture anche per il tamburello qui a Santa Giusta? Allora, il problema della struttura c'è a metà, nel senso che noi abbiamo una struttura bellissima che ci invidiano anche i trentini, i veneti, i lombardi eccetera, perché abbiamo una palestra proprio adatta al tamburello, è stata fatta principalmente per noi grazie al fatto che abbiamo vinto nel 2008 la Coppa Europa, e quindi abbiamo avuto dei crediti sportivi per cui col CONI abbiamo avuto dei finanziamenti agevolati e il comune ha sfruttato bene quella occasione. Un po' meno siamo felici perché andrebbe comunque tenuta un pochino meglio, e d'inverno crea qualche problema magari con la pioggia eccetera, però è un appello. Dopo tanti anni di attività, e chiudiamo qui la nostra intervista, c'è un sogno nel cassetto? Che bella domanda. Sogno nel cassetto ce ne sono tanti. Il mio sogno principale adesso è quello di vedere un campionato regionale più ampio. Spero che si sviluppi proprio qua, già in provincia, il tamburello, in modo che i bambini possano partecipare più spesso alle competizioni, non dover sempre andare fuori, perché noi siamo costretti a prendere l'aereo tantissime volte all'anno proprio perché abbiamo bisogno di gareggiare, quindi dobbiamo sempre farlo fuori dalla Sardegna. Questo è il mio primo sogno, e poi di portare in nazionale un'altra giocatrice, spero di sì.